Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Oggi abbiamo una scaletta veramente ricca e variegata. Ci sono tanti argomenti da trattare, ne sono particolarmente contento. Tra l'altro abbiamo un weekend che ci aspetta che è pazzesco. Formula 1 in Cina, 6 ore WEC a Imola. E sono tanti i piloti, gli appassionati che si stanno recando in quel di Imola per assistere a questo evento, perché una gara del WEC, ragazzi, è un evento. In particolare so di tanti miei piloti della selezione che andranno ad assistere a quella gara. Chissà che qualcuno non farà pure qualche giretto con qualche macchina particolare, tanto da farsi notare, chi lo sa, ce lo auguriamo. Comunque, detto questo, partiamo subito con la sigla e poi una nuova puntata ricca di passione, ragazzi. Sì, perché alla fine dei conti, diciamoci la verità, io questi video fondamentalmente li faccio perché spinto dall'enorme passione che ho per il motorsport e che mi accomuna a tutti voi, perché siamo veramente una gran bella community. Oggi ho avuto modo ancora una volta di avere la riprova di questo. Sigla e poi partiamo. Bene, prima di aprire con le notizie, con la tecnica, con tutto quello che volete voi, volevo fare gli auguri di buon compleanno a Pino Chiovaro o Chiovaro, non so di preciso dove va l'accento e me ne scuso, che è il papà di questi tre splendidi ragazzi. Un saluto anche alla mamma e buon compleanno a Pino che ha compiuto 62 anni. Dunque, in questa puntata parleremo di tante cose, tra l'altro vi farò vedere il fondo della Ferrari dà una vista un po' particolare, io direi privilegiata, perché io credo che così ci possiamo definire tutti quelli che godiamo di questi lavori. Tra un po' capirete quello che voglio dire. Ma partiamo con il WEC, perché oltre alla Cina c'è appunto la 6 ore di Imola. La 6 ore di Imola che vedrà impegnati i vari team a spodestare i team che hanno fatto bene in Qatar. Ma se ricordate, io vi avevo detto: sì, vero, abbiamo visto una Ferrari soffrire in Qatar, una Toyota soffrire in Qatar, però è anche vero che il BOP aveva avvantaggiato tantissimo due team in particolare, ovvero Porsche e Cadillac. E vi dissi: non vi preoccupate, perché adesso alla seconda gara ci sarà una riorganizzazione del BOP. E così è stato, perché la Ferrari, per esempio, sarà la vettura che godrà di più del BOP risistemato, con 1041 kg di vettura, cioè a dire 34 in meno rispetto all'appuntamento del Qatar. Ragazzi, nel mondo delle corse 34 kg è veramente tanta roba in termini di performance assoluta, performance in gara, perché per tanti giri ti porti in meno 34 kg. Consumo pneumatici, consumo benzina, quindi vedremo una Toyota, perché c'è anche lei tra quelli scontatissimi, meno 29 kg, e una Ferrari sicuramente andare più forte della prima di apertura del campionato Endurance della FIA. Inoltre, a livello di cavalli crescerà un pochino la potenza da poter sfruttare, 9 cavalli, ovvero 7 kWh per la Ferrari e 6 kWh per la Toyota. Quindi queste due case, state tranquilli, torneranno protagoniste. Oltretutto voglio farvi vedere anche il programma delle due giornate, con la gara che vedrà il via alle 13 di domenica nel riquadro a destra, alla vostra destra, e poi fine della gara alle 19, se non sbaglio, sì, se sono 6 ore, quello è, e poi il podio 10 minuti dopo. Mi raccomando, se siete a Imola, divertitevi e mandatemi delle foto, ovviamente, così poi le facciamo vedere in puntata. Andiamo avanti. Vi ho parlato, continuiamo a parlare di Ferrari, abbiamo parlato della 499P, la signorina, e parliamo anche della F2024, come piace chiamarla a me, che corre in Formula 1. Perché? Allora,
Intanto oggi ho avuto modo di farmi una gran bella chiacchierata con uno dei, non lo so, intanto è uno dei migliori giornalisti che abbiamo in Italia. Uno. Due, avesse solo quello? No, è l'erede designato di Giorgio Piola. Sto parlando, ragazzi, di Rosario Giuliana. L'altro giorno vi avevo indicato la sua pagina, però nel frattempo aveva cambiato nome. Quindi su Instagram la trovate come Rosario Giuliana Design e troverete i suoi lavori. Oltretutto, non è solo un design pazzesco, un designer pazzesco, ma è anche un ottimo giornalista, per me personalmente uno dei più bravi. Pensate, scrive per Formula.1, ma anche per l'inglese The Race. Nel lontano 2022 me ne parlai. E da allora c'è nata una bella amicizia. Oggi ve ne riparlo non solo per farvi visitare questi due siti e soprattutto la sua pagina Instagram che è piena zeppa di lavori meravigliosi, ma anche per farvi vedere il fondo della Ferrari da lui disegnato. E quando dico disegnato, ragazzi, intendo proprio disegnato, perché lui mi ha spiegato che ci sono volute ben 6 ore per sfornare questo capolavoro, ragazzi, questo capolavoro, un disegno degno del miglior Giorgio Piola, con ovviamente senza nulla togliere a Giorgio Piola, che è un altro dei personaggi di cui dobbiamo andare fieri noi italiani, perché Piola e Giuliana ce l'abbiamo solo noi. Andiamo avanti, perché questo capolavoro di Rosario praticamente ci dà lo spunto per andare a osservare 3 cose per quel che riguarda il fondo della Ferrari. Innanzitutto la forma della chiglia, che è il logico sviluppo di quello che abbiamo visto dal 2022 in poi. Poi guardate qua dietro quanto è stretto, l'abbiamo visto già altre volte, il canale. Qui c'è un errore perché c'è scritto SF24, qui da noi mettiamo una X e scriviamo 2024. Ovviamente stiamo scherzando. Parlavamo del canale, il canale che ospita la scatola del cambio. Guardate un pochino, è strettissimo, è veramente stretto e questo ci fa capire quanto abbiano lavorato bene a Maranello in questa zona della vettura. E un'altra cosa che ci dà il là per farvi vedere un altro capolavoro di Giuliano è l'alloggiamento, lo scavo che ospita i coni antintrusione. Questo qui, ne troviamo uno qui e ovviamente uno dall'altro lato. E andiamo a vedere questi benedetti coni antintrusione come sono cambiati negli anni. Perché nel 2022, ragazzi, avevamo una zona del sottosquadro molto ristretta qui. Vedete, era ampia, abbastanza ampia all'inizio, ma poi guardate quanto si restringeva. Perché? Perché il cono antintrusione stava qui. Il concetto della vettura 2022 era giustissimo. Poi però ci si è dovuti scontrare contro la direttiva tecnica 39. Poi ancora 2023, da Barcellona in poi cambia la macchina ed ecco che troviamo una zona del sottosquadro molto più ampia, ma con limite fisiologico del cono antintrusione, sempre nello stesso posto, un po' più scavato tutto l'involucro della carrozzeria che lo contiene, però comunque qui abbiamo una bella palla che disturba non poco i flussi aerodinamici che vanno verso la bin wing e la zona superiore del diffusore. Infine qui abbiamo il capolavoro del 2024 con una zona del sottosquadro molto molto ampia che tra l'altro crescerà e quindi aumenterà l'efficienza della vettura e il cono antintrusione da qui, quindi più o meno in questa posizione, è stato spostato qui in un posto molto più adatto alle vetture con gli odierni regolamenti, quindi veramente un lavoro ben fatto in casa Ferrari. Poi altre novità le notiamo sempre con l'aiuto di Rosario in questa zona qui della monoposto. Nel 2022 c'era il doppio T-tray, adesso come nel 2023 il doppio T-tray non c'è più. Vi rinnovo l'invito a seguire Rosario su Instagram e come dire, godere dei suoi capolavori, perché, ripeto, chiamarli lavori sarebbe riduttivo. Andiamo avanti e qui dobbiamo parlare per dovere di cronaca
di un fatto che onestamente a me un po' ha stufato, quindi lo tratteremo in maniera molto veloce, perché ritorniamo a parlare di Christian Horner, dei suoi, come si può dire, casini in puntata, penso di sì, quindi dei suoi casini in Red Bull, perché la parte lesa, la nostra mitica Fiona, praticamente cosa ha fatto? Ha deciso di cambiare avvocato e di appellarsi, quindi la telenovelas non è affatto finita. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Poi, per quel che riguarda la MotoGP, ieri abbiamo detto, sempre per dovere di cronaca, ci torniamo, che Marc Marquez aveva tirato una gran staccata, gli si è chiusa la moto ed è caduto. A tornare sull'argomento è stato il suo capomeccanico, capomoto, o come si chiama in MotoGP, ovvero Frankie Carchedi, che ha detto invece che il pilota spagnolo aveva un problema sulla pinza anteriore e non sempre la frenata la moto la sentiva come veniva comandata dal pilota. E quindi che cosa è successo? Che nel momento in cui è caduto, praticamente la prima pinzata non l'ha sentita la moto, la seconda sì, ma è stata troppo brusca perché data, o per meglio dire, perché è sentita dalla moto un po' troppo tardi. A proposito di MotoGP, ragazzi, dovete considerare che la seguo da tempo, però non ho la stessa, dire, competenza, è esagerato perché non ce l'ho né in un argomento né nell'altro, però diciamo la stessa dimestichezza con gli argomenti che ho sulle quattro ruote perché li affronto da una vita. Quindi se ogni tanto ne sparo qualcuna, perdonatemi. Bene, andiamo avanti con altre due cose, poi chiudiamo questa puntata. Perché, come prima cosa, abbiamo i commenti di ieri in pole position, o per meglio dire, prima quelli in pole position e poi quelli più di tendenza. Allora, in pole abbiamo Vito Cataldi, poi Pietro Doriguzzi che chiede: ho fatto la pole, poi Davide Perra, 2R, poi Mattia Russo, Antonio Iacovelli, Stefano Contu, Giuseppe Sorrenti e Cristian Biaggiotti, come potete intuire, dal Canada. Un saluto anche a Linda. Vediamo quelli più di tendenza. Abbiamo Stid, Billero, Vignales, e sei in giornata molto 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 forte, sono d'accordo. Che tra l'altro, sapete ragazzi, Vignales un problemino sulla moto ce l'aveva pure con la frizione e fino a prima della partenza non erano così tranquilli, e difatti anche la partenza di Vignales è stata buona, dico lo stacco, lo spunto, ma non brillantissima. Andiamo avanti con i commenti perché abbiamo Simone, Fabio Roverselli, Emanuele Scarselli, poi Alessandro Cornetti o Cormetti, lo vedo piccolissimo, e Marianna Famoso. Bene, chiudiamo questa puntata, ma in realtà ho già pronti buona parte degli argomenti della puntata di questa sera, che poi vedremo se farò in esterna o da qui. Se la faccio in esterna mi stampo dei fogli perché almeno di uno ne ho bisogno. Chiudiamo questa puntata con uno stacchetto, un video particolare che riguarda i giorni, il weekend di pista che abbiamo fatto e secondo me vi piacerà. Quindi io vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento, condividere il video sui vostri social, attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto e ci vediamo poi per il TG in notte. Ciao ragazzi! Enough is enough. I'll take a